Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 19, 9 aprile 1926, seconda parte. Onde continuava la mia povera mente a pensare sulla differenza che passa tra chi si fa dominare dalla volontà suprema e chi si fa dominare dalla volontà umana, ed il mio sommo ed unico bene ha soggiunto. Figlia mia, la mia volontà contiene la potenza creatrice, quindi crea nell'anima la forza, la grazia, la luce e la stessa bellezza con cui vuole che le cose sue si facciano dall'anima. Onde l'anima sente in sé una forza divina come se fosse sua, una grazia sufficiente per il bene che deve fare o per una pena che le tocca soffrire. Una luce che come con naturalmente le fa vedere il bene che fa ed allettata dalla bellezza dell'opera divina che le compie gioisce e fa festa, perché le opere che compie la mia volontà nell'anima hanno l'impronta della gioia e di una festa perenne.
Questa festa fu iniziata dal mio fiat nella creazione, che fu interrotta dalla rottura della volontà umana con quella di Dio. E come l'anima fa operare e dominare il supremo volere, così la festa riprende il suo corso, e tra la creatura e noi si riprendono i trastulli, i giochi, le delizie. In noi non esiste l'infelicità né il dolore. Come potevamo darlo alle creature? E se esse sentono l'infelicità è perché lasciano la volontà divina e si chiudono nel piccolo campo della volontà umana. Perciò, come ritornano nel supremo volere, trovano le gioie, la felicità, la potenza, la forza, la luce, la bellezza del loro creatore, che facendole come cose proprie, le creature sentono in loro una sostanza divina connaturale, che giunge a darle gioia e felicità nello stesso dolore. Perciò tra l'anima e noi è sempre festa. Scherziamo e ci deliziamo insieme. Invece, nella volontà umana non c'è una potenza creatrice che, volendo esercitare le virtù, possa creare la pazienza, l'umiltà, l'ubbidienza, eccetera. Ecco perché si sente lo stento, la fatica per poter praticare le virtù, poiché manca la forza divina che le sostiene, la potenza creatrice che le alimenta e le dà la vita. Quindi si vede l'incostanza e passano con facilità dalle virtù ai vizi, dalla preghiera alla dissipazione, dalla chiesa ai divertimenti, dalla pazienza all'impazienza. E tutto questo miscuglio di bene e di male produce l'infelicità nella creatura. Invece chi fa regnare in sé la mia volontà sente la fermezza nel bene. Sente che tutte le cose portano la felicità, la gioia, molto più che tutte le cose da noi create tengono l'impronta, il germe della gioia e della felicità di colui che le ha create. E furono create da noi, portassero la felicità all'uomo. Tiene il mandato di noi che portassero ciascuna la felicità, la gioia che posseggono alla creatura. Difatti, quale gioia e felicità non porta alla luce del sole? Qual piacere non porta alla vista del cielo azzurro? Un prato fiorito, un mare che mormora? Quale gusto non porta al palato un frutto dolce e saporito? Un'acqua freschissima? E altre cose. Tutte le cose create nel loro muto linguaggio dicono all'uomo: ti portiamo la felicità, la gioia del nostro creatore. Ma vuoi tu sapere in chi tu ti trovano regnante, dominante la mia volontà? Perché in loro e che possiede lo stesso Dio e che regna nell'anima, si formano in una sola. E straripano l'una all'altra mari di gioie, di felicità e di contenti, sicché è una vera festa. Perciò, figlia mia, ogni qualvolta ti fondi nella mia volontà e giri per tutte le cose create, per suggellarmi il tuo amore, la tua gloria, la tua adorazione su di ciascuna cosa che ho creato per felicitarti, io mi sento rinnovare la gioia, la felicità, la gloria, come nell'atto quando uscimmo fuori tutta la creazione. Tu non puoi capire la festa che ci fai nel vedere la tua piccolezza che, volendo abbracciare tutto nella nostra volontà, ci ricambia in amore, in gloria, la nostra gioia che mettiamo tutto da parte per goderci la gioia, la festa che ci dai. Perciò il vivere nel supremo volere è la cosa
cosa più grande per noi e per l'anima è lo sbocco del Creatore sulla creatura, perché riversandosi su di essa le dà la sua forma e le partecipa tutte le qualità divine, in modo che ci sentiamo ripetere da lei le opere nostre, la gioia nostra, la nostra felicità. Bello del 9 aprile del 1926, questa seconda parte, se vogliamo, è ancora più intensa e più profonda della prima. E non è la prima volta che Gesù certamente dice queste cose, però moltiplicare le verità, no? Quindi il dire e il ridire magari le cose simili, ma con un linguaggio sempre nuovo, sempre variamente articolato e diversamente specificato, ecco, concorre ad alimentare in noi certamente delle profonde convinzioni di fede che poi diventano convinzioni operative e principi operativi e radicati, profondamente radicati. Ora io invito anzitutto in questa seconda parte a cogliere, a notare, a percepire quante volte Gesù usa la parola assente. Dici, come faccio io a capire che sto sotto il dominio della volontà divina? No? E allora Gesù dà delle indicazioni, che qui ciascuno, solo la persona, nella misura certamente in cui è sincera con se stessa e onesta con se stessa, quindi che non cerca l'illusione ma cerca la verità, perché queste cose o ci sono o non ci sono, non è che si possono, non c'è dubbio che ci si possa sbagliare, no? Ora, in due pericopi, in due cioè periodi, Gesù accentua questo sentire, che è evidentemente un sentire interiore, no? Però noi lo sappiamo se questo c'è oppure non c'è, se non c'è per niente, se c'è poco, se c'è abbastanza, se c'è tanto. Noi lo sappiamo. Allora, la prima cosa che dice è questa. L'anima sente in sé una forza divina come se fosse sua. Quindi ti senti forte, ci sentiamo forti, ma non forti nel senso di gradarsi, no? O spavaldi o superbi o alteri o presuntuosi o cose di questo genere, ma veramente forti, pronti a tutto, pronti ad affrontare qualunque cosa senza esserne atterriti, senza sentire paura. È la forza divina, è quella forza divina che viene anche dalla percezione che se noi siamo nelle mani della Divina Volontà, noi siamo nelle mani di chi comanda, senza che nessuno possa opporgli la minima resistenza. E quindi uno si sente bellissimo, forte con Dio, ecco, l'esperienza meravigliosa di Giacobbe, il nipote di Abramo, il figlio di Isacco, che è un pochino il simbolo della elezione e anche il capostipite del popolo, delle 12 tribù di Israele. Le 12 tribù di Israele prendono tuttora oggi il nome dai 12 figli di Giacobbe, no? E Giacobbe è un personaggio particolare, insomma, vede la Bibbia, insomma, un po' come dire, apparentemente sulla base dei racconti, insomma, anche un po' furbastro, un po' furbetto, insomma, in maniera non molto santa, insomma, carpisce con uno stratagemma la prima genitura al fratello Esaù, insomma, quindi ha delle vicissitudini molto forti, insomma, litiga col suocero e a un certo punto deve scappare dal suocero, lo vuole ammazzare, insomma, Labano e cose di questo genere, no? Ma proprio in un momento, della fuga da Labano, combatte con Dio al torrente Yabok, se non ricordo male,
E Dio gli spezza il fianco, gli spezza la giuntura dell'anca, come per fargli capire chi è il più forte, e dice: da questo momento in poi non ti chiamerai più Giacobbe, ma Israele, perché hai combattuto con Dio e hai vinto. Per cui il termine Israele, proprio il nome Israele, noi siamo i discendenti del popolo di Israele, quindi certamente il popolo di Israele sono nostri fratelli, insomma, perché io dico sempre, insomma, Gesù e Maria sono due, sono comunque appartenenti a quel popolo eletto, le promesse di Dio sono comunque irrevocabili, come dice San Paolo. È chiaro che tutti attendiamo con gioia al momento in cui Israele entrerà tra i figli della Chiesa, sarà un tripudio, insomma, credo, una festa delle feste, perché entreranno dentro con tutta la ricchezza che si portano dalla loro anche profonda conoscenza e stima dell'Antico Testamento e comprensione, quindi sarà un momento meraviglioso, no? Ma adesso, lasciando da parte per un istante i nostri cari fratelli ebrei, no? Però forte con Dio fu detto a Giacobbe, perché Giacobbe è non soltanto il capostipite del popolo di Israele, ma è il simbolo degli eletti, degli amici di Dio. E gli amici di Dio, figuriamoci quanto sono amici quelli che vivono dominati dalla divina volontà, sono forti. Non perché sono forti di virtù propria, ma sentono la potenza divina operante in loro. È un'esperienza meravigliosa. Poi, l'anima sente una forza divina come se fosse sua. Ancora, l'anima sente una grazia sufficiente per il bene che deve fare o per una pena che le tocca soffrire. Tante volte noi diciamo: ah, questa cosa, questo atto di virtù è troppo difficile, questa cosa non ci riesco. Con la classica cosa che vanno poi a dire ai poveri preti, padri spirituali: ah, padre, io non ci riesco, ah, io non ci riesco, ah, io non ci riesco. Dico: se non ci riesci, o perché non c'è la grazia sufficiente, o perché non ti impegni abbastanza, insomma, no? Ecco, certamente quando si vive nella divina volontà si sente: non ci riesco, non ti esce fuori, sicuramente, perché se senti la grazia sufficiente per il bene che devi fare o per le pene che devi soffrire, no, guarda, questo posso soffrire qualunque cosa, ma questa cosa no, questo è troppo grande, questo non ce la faccio, sta croce è troppo grande, sta prova è troppo grande, eccetera eccetera. Ecco perché sono cose molto concrete. Questo non c'è nella divina volontà. Gesù lo dice: una grazia sufficiente per il bene che deve fare o per una pena che le tocca soffrire. Ancora, una luce che come connaturalmente le fa vedere il bene che fa. Questa è un'esperienza ordinariamente pericolosa, no? Perché se noi vediamo il bene che facciamo, vero o presunto, 99 volte su 100 cominciamo a insuperbirci, a compiacerci, a dirci, almeno nel cuore, quando poi non facciamo in modo che ce lo dicano anche le altre persone, facendolo notare magari con molta astuzia e intelligenza, quanto sono bravo. Noi, nella divina volontà, tu guardi le cose da un punto di vista oggettivo, d'accordo? Il bene che fai, di cui non ti dà assolutamente nessun tipo di aria o di gloria, perché la gloria aspetta soltanto a Dio, lo vedi quello che fai e anche quello che devi fare. Quindi io vorrei aggiungere che c'è una relativa, certamente non del tutto, insomma, no? Ma una relativa agilità, diciamo così, nel discernere il bene da farsi. E quindi quando si fa il bene, si gioisce, allettata dalla bellezza dell'opera divina che le compie, gioisce e fa festa. Ed ecco l'altro grande, vogliamo chiamarlo sentimento, insomma, forse un termine non molto adatto perché è un po' equivocato, che può dare adito a quell'altra percezione, diciamo così, quell'altro stato, la gioia e la festa perenne. Gesù, perenne. Riprendono i trastulli, i giochi, le delizie di Dio con la creatura.
quelle, dice, che noi avemmo nella creazione e che furono interrotte dalla volontà umana che ruppe con quella divina. Quindi Dio si ricomincia a divertire, è proprio così, a trastullarsi, a giocare, a deliziarsi. E poi, questa è la prima serie dei sette, poi c'è la seconda, poi tornerò indietro perché c'è un passaggio fondamentale, no? Chi fa regnare in sé la mia volontà sente la fermezza nel bene, fermezza nel bene. Il bene si fa con fermezza, con risoluzione, con determinazione e con costanza e perseveranza, tra l'altro. Non è una cosa di un momento, si rimane stabili. Poi, sente che tutte le cose portano la felicità, la gioia, tutto quello che fa, tu, ma proprio tutto, tutto, addirittura Gesù dice lo stesso dolore. C'è un passaggio che abbiamo ascoltato. Lo stesso dolore. Non soltanto le cose gradevoli e divertenti. Dice un pochino più sopra, sentono in loro una sostanza divina connaturale, che roba, no? Che giunge a darle gioia e felicità nello stesso dolore. Felici di soffrire per il Signore, felici di poter avere una sofferenza da offrire al Signore, anche se è sofferenza. Ma del resto nell'ora della passione Gesù dice che in croce stava in mezzo in un abisso di pene indicibili, ma che era felice nella sua sofferenza, perché stava salvando le nostre anime, stava dando gloria al Padre. Questo pensiero rendeva lieti tutti i suoi indicibili e atroci dolori. Questo è possibile anche per noi. Dice, sente che tutte le cose le portano la felicità, la gioia, tutte le cose. Poi Gesù fa degli esempi. Chi è che non è contento quando vede la luce del sole? Quando vede una bella giornata di sole? Chi è quando alza il cielo, gli occhi verso il cielo, c'è un bel cielo terzo, sereno, e vede l'azzurro, non si sente bene? O che vede un bel prato in fiori, o il mare, bellissimo, che mormora, o le montagne, o gli animali, si potrebbe aggiungere. Dice, mangi un buon frutto che ti piace particolarmente, dolce e saporito, o una bella acqua fresca, specie quando fa tanto caldo, e tutte le altre cose con cui siamo tempestati dalla mattina alla sera. Ti fai una bella doccia d'acqua fresca, d'accordo? Bevi una bevanda dissetante, che ne so, veramente qua, cioè godi, che ne so, della fedeltà del tuo animale domestico, del tuo cagnolino, delle feste che ti fa, delle fusa che ti fa il gatto, insomma, delle manifestazioni d'affetto che ti fanno a modo loro, chi ci sta a contatto, insomma, tutti quanti gli animali. Io penso che la vita sarebbe un pochino più bella, come lo era un tempo, se fossimo un po' più a contatto anche con la creazione, tutta la creazione. Ecco. Adesso purtroppo con questi mostri di cemento armato in cui viviamo, spesse volte soli, ecco, solo con la compagnia della televisione che canta, insomma, non ci sono molte occasioni, ecco, per rallegrarsi nella divina volontà, no? E questo perché tutte le cose create portano alla persona, che tutti in qualche modo lo percepiscono anche se non sanno da dove viene, il loro linguaggio muto che dice all'uomo: io ti porto la felicità, la gioia di chi mi ha creato per te. E quanto più vivi nella divina volontà, e tanto più tu a questo sei sensibile. Ecco perché Gesù dice una cosa meravigliosa, tornando indietro, che è questo: se tu senti l'infelicità, se tu ti senti infelice, questa è proprio una regola assoluta, eh? Questa vale per tutti, anche per gli atei cosiddetti, per tutti quelli che ti parlano. Se senti l'infelicità è perché lasci la volontà divina e ti chiudi nel piccolo campo della volontà umana. Gesù dice: noi non esiste l'infelicità e il dolore.
in noi, cioè nelle tre persone della Santissima Trinità. Ma come potevamo darlo alle creature? Noi sappiamo che adesso esiste il dolore è il rimedio del peccato, questo ce l'ha dimostrato Gesù crocifisso, e noi non ripeto, l'ho detto tante volte, non immaginiamo mai la vita nella divina volontà come il paradiso celeste che ci attende, quindi una felicità piena, assoluta e immutabile, senza neanche un dolore. Magari, insomma, questo è un po' troppo, questo sarà il paradiso celeste, perché comunque la divina volontà che nel paradiso celeste regna, questo è solo felicità, senza nessuna infelicità e senza nessun dolore. Qui il dolore sì, nella misura in cui Dio lo permette e nella misura in cui è per il nostro bene, no? Con la promessa che però per questa sensazione di questa unione con questa sostanza divina saremo felici nello stesso dolore. Ecco perché dolore sì, ma infelicità no, non esiste. Quindi un discepolo di Gesù, un figlio di Dio, uno che si definisce figlio della divina volontà, non può essere infelice. E quando io mi pongo la domanda, ci pongono, se sono risposta istantanea, è sì, meravigliosa la mia vita, ma comunque sia, dice, ma come la mia vita è meravigliosa, io vivo da solo, non mi vuole bene nessuno, ho un sacco di problemi, ho questo, ho quell'altro, che dici? Non fa niente. Dice, dovunque stai, qualunque cosa fai, qualunque cosa è successa, qualunque, d'accordo? Perché è la percezione, cioè è la comunicazione di quello che è lo stato in cui vive la Trinità, che è la verità. E quindi non c'è possibilità, non c'è proprio, di avvertire l'infelicità. Ecco la bellissima notizia di oggi. E questo come lo sentirai? Dipende. Tanto quanto rientri nel supremo volere, troverai la gioia, la felicità, la potenza, la forza, la luce e la bellezza del Creatore, e le sentirai come cose tue. E tutto questo concorrerà appunto a formare quella sorta di sostanza divina connaturale in te che ti darà gioia e felicità nello stesso dolore. Attenzione! E quindi tra l'anima e Dio è sempre festa. Scherziamo e ci deliziamo insieme. Dio scherza. Questa è un'altra rivelazione che ci fa Gesù negli scritti. Dio scherza. Dio scherza. Dio scherza. Lo dice lui. Scherziamo e ci deliziamo insieme. Dio si diverte. Dio si trastulla. Cioè, tante volte ho fatto notare, insomma, che questi scritti, se uno fa attenzione, quindi che non si lascia, come dire, scivolare addosso le parole, ma le prende sul serio, dice, oh, qua c'è scritto questo. Quindi l'italiano lo comprendiamo, se dice perciò tra l'anima e noi è sempre festa, qui ricito testualmente, scherziamo e ci deliziamo insieme. Non dice lei scherza con noi, no, no, scherziamo e ci deliziamo insieme. Quindi Dio scherza, Dio gioca, Dio sta allo scherzo. Io sinceramente a sentire queste cose, le prime volte che le sentivo, dicevo, oi, ma davvero? C'è molta gente che si immagina il paradiso, chi lo sa come si immagina il paradiso, no? Specialmente i miscredenti e gli atei, come dire, hanno un'idea ripugnante del paradiso, perché si immagina il paradiso come una cattedrale dove si sta sempre con le mani giunte in ginocchio, che suona l'organo, insomma, d'accordo? È un'immagine, insomma, che siccome non li entusiasma, ora intendiamoci, no? È chiaro che nel paradiso c'è la liturgia celeste che è maestosa, che è grandiosa, ci sono canti di lode e di gloria alla Santissima Trinità, questo è indubbio, questo qui, no? Anche se non certamente in quel modo con cui noi lo percepiamo sulla terra, perché qui sulla terra la preghiera, che è un'opera penitenziale, comporta un certo sacrificio. Perché? Perché noi lodiamo il Signore nella fede, ma non vediamo, cioè se noi vedessimo la sua gloria, quando noi vediamo un bello spettacolo, non è che devo dire adesso mi devo, vabbè, facciamogli un applauso, va, mo mi devo sforzare di fargli un applauso, perché facciamoglielo, va. Se noi vediamo una cosa bella, ma ci spelliamo le mani a forza d'applausi, ci viene spontaneo, perché la vedi davanti.
È chiaro che se tu dovessi fare un applauso così sul nulla, sì, sei capace a farlo, insomma, dice, ma te sentiresti pure uno stupido, dice, ma a chi sto applaudì? Così adesso la nostra preghiera, cioè noi la preghiera rivolgiamo all'Altissimo, ma l'Altissimo non lo vediamo, quindi, perché se vedessimo la sua gloria, la sua maestà, il suo amore, cioè, lodare il Signore e la liturgia sarebbe, come dire, sarebbe un trastullo immenso, d'accordo? Perché ci staremmo proprio completamente a inventarci qualche cosa di nuovo per dire il Signore quanto è grande, quanto è forte, quanto è stupendo, quanto è meraviglioso. Se lo vedi, adesso noi però qui non lo vediamo. Ecco. Ciò detto, però, il paradiso non è solo questo. Il paradiso è felicità, è gioia, è piaceri divini, d'accordo? Trastulli, scherzi con il Signore, giochi celesti. E queste cose qui sono, Cioè, questa è anche l'idea, diciamo così, che ci danno questi scritti, di Dio e del paradiso, che certamente rettifica l'opinione completamente balorda, e io sarei dire satanica, che molti hanno di Dio, che pensano che Dio sia un essere un porciglio, insomma, uno che controlla, che sta dando leggi in continuazione, guai a chi le trasgredisce, che se no poi ti fulmina, o chi lo sa che ti fa. Queste sono le idee sataniche di Dio. Certo che esiste la legge di Dio, certo che esistono i comandamenti. Noi li percepiamo qui, nella nostra stupidità, come limitanti, ma sono tutte quante cose non limitanti, ma letificanti, gratificanti. Perché i comandamenti ti danno una prima possibilità di rientrare nella volontà di Dio, almeno astenendoti da ciò che è male, anche se tu non lo percepisci come male. E fa male, concorre al tuo malessere, anche terreno, e alla tua infelicità. Questo è l'unico motivo per cui Dio il male lo proibisce. A lui non gliene importa niente se tu osservi i comandamenti oppure no, a lui in quanto lui. Il problema è che importa a noi. Questo l'ho detto tantissime volte in tante catechesi del passato. E ora l'incostanza, dice, chiudiamo, dice, se tu senti tutte quante quelle belle cose che abbiamo notato e che Gesù ha fatto notare, vuol dire che sei sotto il dominio della volontà divina. E se stai sotto il dominio della volontà umana, che senti? C'è anche questo. Quindi chiudiamo con il negativo, perché con un piccolo rapido accenno. Dice, cosa vedi? Sente, si vede l'incostanza, numero uno. L'incostanza, volontà umana al 100%. Nella vita terrena nulla si fa se non nel tempo. Facciamo qualunque tipo di esempio: devi imparare uno strumento, devi prendere una laurea, un titolo di studio, devi costruire una casa, devi perdere peso, d'accordo? Se sei un po', cioè devi entrare in forma, devi praticare uno sport. Non è che tu perdi, se pesi 70 kg e il tuo peso forma 55, con due giorni vai da 70 a 55. Non esiste una cosa del genere. In due anni vai da 70 a 55. A condizione che in quei due anni segui un piano nutrizionale fedelmente, se no non ci scendi a 55. Quindi la costanza ci rende divini, perché ci consente di vivere al massimo la nostra dimensione umana, che è caratterizzata dalla strutturalità, diciamo così, di, come dire, fusione con il tempo in cui noi operiamo. E per cui una persona incostante, come dice Gesù, no? Passa con facilità dalla virtù ai vizi. Non si può, dalla preghiera alla dissipazione. Noi non possiamo stare sempre a pregare in atto, no? Non possiamo stare sempre in chiesa in ginocchio a dire il rosario, a fare adorazione o a stare a messa. Però, cioè, non possiamo, dopo aver pregato, come dire, andare ai bagordi, quindi proprio, cioè, dissiparci, perdere completamente la presenza di Dio, quindi avere questa vita spirituale schizofrenica, no? Tipo elettrocardiogramma impazzito, cioè che va, c'ha dei picchi molto alti e dei picchi molto bassi. Questo non è una cosa fatta bene, è volontà umana. Dalla preghiera alla dissipazione, dalla chiesa ai divertimenti. Attenzione, abbiamo appena detto che la vita nella divina volontà ha il divertimento, ha la gioia, si scherza con Dio. Ci sono però divertimenti e divertimenti, sono anche divertimenti brutti, mondani, e dissipanti. Noi dobbiamo imparare a divertirci, fa parte
tra i compiti della divina volontà, a mio avviso, è imparare a divertirsi santamente nella divina volontà, quindi a far uso dei divertimenti leciti in maniera moderata, vivendoli nella divina volontà, eccetera, eccetera, astenerci dai divertimenti illeciti senza nessun tipo di difficoltà e di problema, eccetera. Poi passa dalla pazienza all'impazienza, ed altre altalene, no? Altri yo-yo. E tutto questo miscuglio di bene e di male, spiega Gesù, produce l'infelicità nella creatura. Ecco la causa dell'infelicità, così come abbiamo visto la causa della felicità. È veramente quindi degna di fede la conclusione di Gesù, no? Vivere nel supremo volere è la cosa più grande per noi e per l'anima. Lo sbocco del creatore sulla creatura, che si riversa su di lei, le dà la sua forma, le partecipa alle sue qualità divine. E Dio stesso sente ripetere in lei le sue opere, la sua gioia e la sua felicità. Bene, Santa Vergine Maria, lo ringraziamo per mezzo di te il Signore che ci delizia con tutte quante queste splendide rivelazioni, ecco, che diventino in noi veramente radicate dentro la nostra anima, diventino certezze e convinzioni operative. Pensiamo sempre che queste non sono follie o chimere o utopie, ma realtà, sembrano sogni, ma sono sogni che possono diventare veri. Basta crederci sul serio e fare la grande scelta di via la volontà umana, benvenuta a quella divina. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.